invece? Allora, tu credi ai sogni, Julian? Sì. E alle leggende che ritornano, perché a volte sogni e leggende ritornano insieme. Adesso, in un mondo così, lo possiamo dire, piuttosto arido come quello del calcio, dove è difficile davvero affezionarsi e legarsi a personaggi mitici, ebbene, però questo sta succedendo praticamente a Foggia. Foggia è andata in tripudio nei giorni scorsi, certo, perché ormai tutti riparlano di Zemanlandia, no? Ricorderete il famoso trio formato dal presidente, poi c'era Peppino Pavone, Zdenek Zeman, che fece sognare in quel calcio stellare dei primi anni 90. Ebbene, il terzetto si è riformato con Casillo, Pavone e Zeman, e il Foggia, che giocherà in prima divisione quest'anno, probabilmente si ridivertirà un'altra volta. Ne parliamo con Peppino Pavone, direttore sportivo del Foggia. Buon pomeriggio, Pavone. Buon pomeriggio a tutti voi. In realtà il sogno è nato proprio così, con tre vecchi amici che vogliono provare a divertirsi di nuovo. Allora, senta, le presento un'altra persona. Non giocherà quest'anno con voi, però era in quel Foggia splendido dei miracoli dei primi anni 90. Buonasera anche a Gigi Di Biagio. Buonasera Di Biagio. Buonasera a tutti. Ciao, ciao. Ciao Gigi, ciao. Allora, Zemanlandia è tornata. Come è possibile? Come fu possibile intanto quel miracolo? Sentiamo Di Biagio. Sì, vabbè, i perché sono tanti, insomma. Sicuramente il lavoro e la mentalità che ha fatto innescare Zeman in noi è stata la base di tutto quanto. Mettiamoci comunque gli obiettivi che ogni giovane aveva di arrivare, ecco là che la somma è facile da fare, però voglio dire, ci sarebbe da scrivere un libro sui perché, su come si è arrivati a quei grandi risultati. Certo, Pavone, le motivazioni nel calcio non sono tutto, ma quasi tutto. Zeman come lo ha ritrovato intanto? Più carico di prima, in tutta sincerità, anche perché ritengo che per lui specialmente star fuori dal grande calcio è veramente un insulto. Credo che anche se non lo dà da vedere, è qualcosa che evidentemente gli rode dentro, no? Ma al di là di tutto questo, io credo che quel miracolo, la cosa fondamentale fu la semplicità. C'era prima un po' l'usanza, no? Che se uno gioca in C non può giocare in A, perché? Perché è C e quindi è un giocatore da C. Il caso più emblematico fu quello anche di Di Biagio, che è qui con noi. Gigi stava a Monza e non giocava. Noi lo prendemmo dal Monza e giocò in Serie A. Certo. Quindi, perché c'era proprio prima questa usanza, diciamo così, che tutti coloro i quali militassero nelle categorie inferiori non potevano stare nel calcio che conta. E tramite il lavoro, la convinzione, il sacrificio di questi ragazzi, siamo riusciti a dimostrare che non è così, insomma. Certo, Pavone ha pienamente ragione, basti pensare ai vari Rambaudi, Signori, ce ne sono tantissimi, Di Biagio, ma quanto conta l'ambiente? Perché poi che cosa c'era a Foggia in quel periodo che vi faceva così, che vi faceva volare, a parte Zema? Ma Pepe parlava di semplicità, era una famiglia. Proprio poco tempo fa abbiamo assistito al documentario su Zemanlandia. Adesso, fatalità, dopo qualche mese si è tornato così nella realtà a parlare di Zemanlandia, e lì si parlava di una famiglia dove comunque ognuno aveva i suoi compiti, le sue responsabilità, ci si divertiva, e questa semplicità della quale parla Peppe, Peppino, è sicuramente alla base di tanti bellissimi risultati. Certo, Pavone, si dice che però a volte le minestre riscaldate non sempre funzionano, no? Certo, sarà difficile adesso, però non avete nulla da perdere, forse. E questo io credo che anche nella vita è così, no? È evidente che noi tutti non è che ci aspettiamo solo applausi, gloria e quant'altro, è evidente che ci sarà qualcuno, anzi parecchi giustamente, che diranno proprio il fatto delle minestre riscaldate, o molti ci staranno aspettando al varco anche, no? Come credo che per noi questo campionato sarà molto difficile, perché saremo la squadra e l'allenatore da battere.
Per cui noi in tutta, proprio il tutto è nato non con un obiettivo preciso, ma con l'obiettivo di continuare a divertirsi, anche perché sappiamo perfettamente che ripetersi è difficile e abbiamo un carico oneroso di non deludere coloro i quali si ricordano la Zemarland di una volta. Diciamo che abbiamo voluto un po', con questo continuiamo a divertirsi, sdrammatizzare un po' questa pressione che avvertiamo anche comunque. Certo, Di Biagio, lei allenatore, seguirà il Foggia con simpatia, i suoi progetti futuri? Ma per adesso mi dedico più alla televisione, se vogliamo, ho lavorato con Sky, quest'anno organizzo tornei internazionali a livello di primavera, quindi per adesso mi godo un po' la vita e la famiglia. Mm. Adesso sicuramente seguirò tantissimo il Foggia, il Foggia tra l'altro è una delle squadre che mi è rimasta più a cuore, al di là di Zeman, e adesso c'è andato Zeman, Pavone, Casillo, insomma. L'unica cosa, il grandissimo rammarico è che il Foggia e Zeman, tutti coloro che faranno parte di questa nuova avventura, siano in Serie C. Il più grosso rammarico è quello, perché per il resto sono veramente molto contento e farò il tipo per loro, assolutamente. Poi Zeman non credo che cambi, dunque sarà ancora una volta 4-3-3. Lei chi consiglierebbe, chi vedrebbe bene in questo Foggia? Ma cioè, guardi, il discorso, so, mi capita di sentirmi stesso con il mister, so che stanno valutando tantissimi giovani, stanno già, qualcuno già l'hanno preso, come Peppino saprà sicuramente, visto che le ha fatti lui, e penso che la base di tutto sarà prendere i giovani che sono bravi tecnicamente, per logica e fisicamente, che hanno tanta voglia di arrivare, però penso che vogliano lavorare con i giovani perché, come ha detto il direttore, con loro si vuole lavorare molto bene, come è successo a me e come è successo con tanti altri ragazzi. Pavone, a Foggia c'è tanto entusiasmo, ci stanno seguendo in tanti, ci può dire già qualche nome sicuro che vedremo in campo con Zeman nella prossima stagione oppure no? Per il momento preferisco tacere su questo, anche perché poi, a mio modo di vedere, è sempre il campo il giudice supremo, insomma, no? E come diceva Gigi, speriamo che questi giovani abbiano l'ambizione e la voglia che avevano loro, sicuramente. Lei comunque detto, volevo sì, dire, prego, che prego. Gigi ha già rifiutato una panchina, Gigi, No, guarda, Beppe, non rifiuterà più di una di panchina. Se vogliamo, per fortuna o per sfortuna, dipende dai punti di vista. Senta Pavone, noi Zeman l'abbiamo trovato cambiato anche nella voce, lei ha detto è carico come non mai, l'entusiasmo davvero mi è sembrato quello dei tempi migliori. Lei pensa che qualche cosa sia cambiato davvero in meglio in lui, soprattutto dopo quello che è successo con Calciopoli, è stato emarginato per lungo periodo il tecnico boemo, adesso è la sua grande rivincita questa? Esatto, penso proprio che sia così, insomma, lui essendo stato emarginato, credo, quando ho detto carico intendo carico nell'equilibrio, non carico nella rabbia completa. Lui è carico perché vuole dimostrare a tutti che è un allenatore, insomma, da altre categorie, da altre divisioni, diciamo. Certo. E questo, certo, un po' di anni sono anche passati, ma gli anni aiutano anche a essere più riflessivi, quindi diciamo, noi siamo convinti di poterci divertire ancora, speriamo bene poi. Bene, allora io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Gigi Di Biagio, bandiera grazie del Foggia, storico di Zeman, e ringrazio anche Peppino Pavone, direttore sportivo dei Rossoneri. Grazie Pavone, davvero auguri e in bocca al lupo per questo ritorno, per questo trio che si è riformato e a cui noi auguriamo davvero tanto successo. Buonasera a tutti, buonasera direttore. Buonasera. Ciao Gigi, ciao. Grazie, con noi Gigi Di Biagio e Peppino Pavone, simboli di quel Foggia tornato nelle mani di Zeman, e questa è una bella storia e noi speriamo che abbia davvero un lieto fine.